Se c'è un diritto alla salute negato nel territorio del Pollino, i pazienti più fragili a subire la privazione dei servizi e dell'assistenza sono quelli oncologici. Lamentano purtroppo una addirittura privazione delle cure oncologiche ormai da tanti anni. Per difenderli è scesa in piazza l'associazione Mongolfiera con un sit-in davanti all'ospedale di Castrovillari. Manca il personale, mancano gli infermieri, mancano gli OS. Cure ematologiche, sembra strano, ma qui a Castrovillari ci sono gli ematologi ma non ci sono i farmaci, quindi loro per cure ematologiche devono andare a Cosenza, quindi un dispendio di energie e di soldi. Per alleviare il calvario di chi è costretto a sottoporsi a stressanti cicli di cure per sconfiggere la malattia, i pazienti chiedono anche un reparto adeguato ai loro bisogni. Chiedono un reparto H24. Perché purtroppo il paziente oncologico è un paziente fragile, diverso dagli altri pazienti. Dopo la chemio alcuni hanno bisogno di supporto, vanno a casa. L'associazione è scesa in piazza per dar voce agli oltre 3.500 malati che la pandemia ha notevolmente penalizzato nell'approccio alle cure. Partiamo da qui e andremo oltre. Andremo a Catanzaro, andremo a Roma. Una battaglia di civiltà non solo per i malati oncologici, ma per tutto il territorio del Pollino. Non capiamo perché un ospedale come Castrovillari, che comunque fa riferimento, fa capo a tanti piccoli paesi, venga così bistrattato.